E questo cos'è? Come... è come se ci fosse acqua qui dentro, che scorre. E che sale. Sale su lungo il tronco. Sì. Ma che cos'è? Le radici pompano l'acqua dal terreno e la mandano su alla cima degli alberi, fino alle foglie, che assorbono la CO2 dall'atmosfera. E con l'acqua e la CO2 producono zuccheri e altri carboidrati e le rimandano giù alle radici, le nutrono e queste possono continuare a pompare acqua dal terreno e mandarla su alle cime degli alberi. Wow! E quanta acqua avete dentro? Fino a 1000 litri negli alberi più grandi. Fino a 1000 litri? Ma 1000 litri sono... 1000 litri sono... sono 10 vasche piene, sono... sono 7500 bicchieri colmi, sono... 100.000 cucchiai della minestra della nonna! Le scorte per i periodi di siccità. Wow, ma è incredibile, è fantastico! Ma io queste cose non me le ha mai dette nessuno, eh? A scuola non ce l'hanno mai insegnate. Certo che a scuola di taglialegna insegnano a tagliare gli alberi, non certo come funzionano. Ma senti, tra di voi vi parlate anche? Certo. E come fate? Attraverso i gas e i profumi emessi dalle foglie. Ah, quindi le foglie non solo assorbono... ma anche emettono dei gas. Naturalmente. Di giorno assorbono anidride carbonica ed emettono ossigeno. E di notte assorbono ossigeno ed emettono anidride carbonica. Già, meglio non andare in giro nei boschi di notte, eh? Non si sa mai. No, non dire sciocchezze. Oh, come sciocchezze? Ci rubate l'ossigeno, ci rubate? Veramente siete voi che lo rubate a noi. E comunque a noi ne occorre molto meno di quanto ne consumate voi. Ah, vabbè, ho capito. Ho capito che è un bel fermalosetto, quello lì. Ma senti, ma dai, raccontami ancora qualche cosa. È molto interessante quello che mi dici. Quando nella savana africana... Momento. Vabbè, raccontare, ma qui... Che ne sai tu della savana africana?